Nello skyline di Bari torna la ruota panoramica. L'attrazione che incuriosisce grandi e piccini è ormai diventato un simbolo irrinunciabile del panorama mozzafiato barese che si affaccia sul mare. È Largo Giannella sul lungomare a ospitarla e rimarrà attiva per i prossimi 5 mesi. Qui ha preso posto anche negli scorsi anni, incastonandosi perfettamente con il contesto circostante, tanto da entrare a far parte degli scorci baresi più fotografati dai turisti. Inaugurata ieri sera, al primo giro era presente anche il sindaco della città, Antonio De Caro. E ormai fa parte dello skyline della nostra città. La fotografia di questa zona della città con la ruota è una delle fotografie più importanti rispetto ai turisti, alle immagini che girano sulla rete. È una delle fotografie più importanti davvero. E oggi ritorna, per la gioia dei più piccoli ma anche dei più grandi, un'attrazione turistica, un'attrazione per tante persone che vengono a visitare la nostra città, e mi fa piacere che la ruota ritorna nel periodo natalizio. Quest'anno la ruota panoramica presenta 2 novità, una cabina VIP e una dedicata alle persone diversamente abili e ai loro accompagnatori. Abbiamo un servizio con una cabina VIP che, invece di fare i soliti 3 giri come fanno, diciamo, le altre cabine, puoi stare su anche mezz'ora. In più c'è un interno tutto imbottito in pelle, tavolino, e offriamo anche una bottiglia di prosecco. Però la cosa più importante è la cabina disabili, che si può accedere direttamente con la carrozzella e con un accompagnatore.